Anna Maria Carpi ha pubblicato 4 libri di poesia. È importante ricordare che, oltre che poetessa, Anna Maria Carpi è una importante germanista, quindi traduttrice della poesia tedesca, studiosa e traduttrice della poesia tedesca dell'Ottocento, del Novecento e proprio anche contemporanea. Ha curato per esempio il Meridiano recentissimamente di von Kleist e poi ha tradotto Behn, Celan, quindi insomma il grande Novecento tedesco, Enzensberger e anche forse il poeta delle ultime generazioni più importante e sicuramente più conosciuto anche grazie alle sue traduzioni, la traduzione della Carpi tedesco, che si chiama Durs Grumbein. Ho insistito un po' su questa sua così vocazione letteraria legata alla poesia tedesca, in lingua tedesca, perché secondo me rispetto alla tradizione italiana ha una collocazione abbastanza anomala Anna Maria Carpi. È difficile, leggendo le sue poesie, avvertire, come si avverte per altri poeti, immediatamente un retaggio della nostra tradizione italiana, che ovviamente anche lei ha letto. Però, non so, fatico a collocarla in una linea, no? In una discendenza, cosa che non accade per altri poeti. E del resto i riferimenti alla cultura e alla letteratura tedesca sono anche molto consistenti. Non so, questo libro appoggia su due situazioni fondamentali, che è l'asso nella neve, si intrecciano, si scontrano. Da un lato la solitudine esistenziale, il rimuginare sull'esistenza, sul significato, ma c'è poi invece tutto un altro lato del libro che non si oppone all'altro, ma si intreccia con l'altro, che è giocato su situazioni di incontro con gli altri o di solitudine in mezzo agli altri. Per esempio ci sono molte poesie collocate in ristoranti, c'è una trattoria, c'è un bar, e quindi conversazioni, vite che vengono anche a volte riportate di persone che sono lì accanto. E quindi c'è sia una vena molto secca, rude e impietosa di interrogazioni esistenziali in questo libro, e ce n'è una invece divertita, giocosa, a volte sarcastica, amareggiata, ironica, e sentirete come la sua poesia è tutto sommato estranea alla tradizione del canto italiano, cioè non cerca mai l'eufonia, no? Non le importa troppo che la sua così espressione poetica trovi una grazia musicale finale. È molto diretta in questo. Io sento, quando scrivo una poesia, due direzioni. Una centripeta e una centrifuga, cioè una direzione che va verso l'interno a cercare che cosa si muove dentro, che desidero tirare fuori, e una centrifuga che poi va agli altri, alla comunicazione. Mi ricordo sempre dei bellissimi versi di Zanzotto, che l'interpreto a modo mio probabilmente, che dice: o miei mozzi, rivolto alle proprie poesie, o miei mozzi trastulli, pensieri che io vedo miei, ingordo vocativo decerebrato anelito. Non so se lo interpreto bene, ma mi ci ritrovo in questo il momento dei pensieri, dei trastulli personali, e poi in questo anelito, lui lo chiama il decerebrato, dissennato decerebrato, mi sembrano molto belli, e l'ingordo vocativo riferito agli altri, penso che vada interpretato così. Dice Eliot, il grande poeta inglese: il lettore, quando una poesia è uscita, il lettore deve poter dire: così io parlerei se fossi poeta. È una bella meta questa, no? Di comunicazione con il lettore. Qui sul mio tavolo ho la luce accesa, una tazza tedesca di Bayreuth, la biro, e nella scatola che ho foderato io di carta a fiori, la gomma, il temperino, il rotolo di scotch, la cucitrice, Rapid One, è svedese. Guardali uno ad uno. Non pensare, non muoverti. Solo un metro più sotto c'è la disperazione. Ancora un'ora, poi verrai qualcosa, poi guarderai le mail,
il telegiornale, poi qualcuno telefona. Mattine disastrate, sola in casa, avanti e indietro scalza dal computer al frigo, per trovare una frase nel rum del whisky, e non so mai quanto. Scrivo anche mail, confondo i destinatari, e dico ciò che non dovrei mai dire, perché il mondo ha i suoi usi e una decenza, io non l'ho appresa. Non mi contengo come fanno gli altri, io cerco di spiegargli la mia rovina e so che non si spiega. E quando a mezzogiorno trasalisco, devo tornare all'ordine, vestirmi, mascherare il caos in cui mi è parso di danzare. Ma sei l'unica felicità che ormai conosco. Sei in te, osserva gentilmente il mio compagno a tavola. Non è severo, solo non capisce. Lui non si chiede che senso abbiano i giorni, ovvero sì, nessuno, ma io non posso crederci. È da un suono remoto dalla casa, dalla stanza in fondo, o è un mio tremito interno, o è quel giovane lanto che s'agita là fuori all'imbocco del parco, il selvatico che allinea dappertutto senza riguardi. Di dove viene che non la vedo, questa speranza, io non so in che cosa, questa gioia improvvisa fuori del cuore, estranea, e canta la sua infinita ragione d'esistere.